Quando uno vede che geli da manina oppure, ma per fortuna, una notte di luna, si trova di fronte alle pagine dove per la prima volta sono state scritte delle parole che sono diventate fondamentali nell'immaginario collettivo mondiale. Non capita spesso che una città cambi nome. Ci vuole un motivo importante, un'occasione speciale. Ebbene, c'è un piccolo paese in Piemonte, non lontano da Torino, a nord, in direzioni delle Alpi Aostane, che prima si chiamava Colleretto Parella, ma che dal 1953 ha cambiato il proprio nome in Colleretto Giacosa. Pensare che non è una grande città. Poche centinaia di abitanti, un gruppo di case raccolte come vuole la tradizione, attorno alla chiesa e al municipio. Strade che salgono dal piano verso le prime alture delle Alpi. Siamo nel Canavese. La piccola nascosta Colleretto attira da tempo molti turisti provenienti da ogni parte del mondo. Vengono qui per vedere la casa dell'uomo che l'ha resa celebre, tanto da mutarne il nome. Giuseppe Giacosa è un intellettuale ottocentesco. Un italiano famosissimo, probabilmente uno dei più famosi del suo tempo. Personalità poliedrica e poliedrica l'attività svolta in ambito narrativo, saggistico, librettistico. Forse anche inconsapevolmente, ma ci ha lasciato un ritratto della sua epoca estremamente interessante. Generoso, amabile. Probabilmente il più rilevante drammaturgo prima di Pirandello. Tant'è che era considerato il Chekhov italiano. È stato l'ultimo grande poeta per musica della storia del melodramma e dell'opera. Una persona in grado di costruire un testo teatrale con la sapienza tipica di un artigiano. Era il perno, era la figura centrale in qualsiasi occasione conviviale.